Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. A 3 giorni dall'istituzione della zona rossa in Abruzzo resta sotto osservazione la situazione dei contagi. L'assessore alla salute Verì auspica risultati incoraggianti dalle limitazioni di queste 2 settimane e solo il tempo ci dirà se sarà davvero così. Il servizio è di Paolo Renzetti. È ancora presto per poter tracciare una linea. Quello che emerge è che c'è una maggiore attenzione da parte dei cittadini a rispettare queste misure restrittive che l'ordinanza ha stabilito. Ha una finalità molto importante questa ordinanza, che è quella di far evitare il contagio, quindi la trasmissione del virus attraverso i momenti di aggregazione. Quindi siamo ottimisti che attraverso queste norme di prevenzione a breve potremmo avere dei buoni risultati. Ogni giorno abbiamo una verifica dell'occupazione dei posti letto. Ieri avevamo superato il 32, a giorni anche il 37, quindi ancora oggi dobbiamo avere la verifica. In ogni caso stiamo monitorando e in tutta la nostra regione è in atto questa rete ospedaliera per l'emergenza, per cui riusciamo a rimodificare a seconda delle esigenze l'appropriatezza del posto letto. Nel teramano abbiamo un numero elevato ancora di contagi e quindi ancora di più dobbiamo aggredire questa situazione. Stanno nascendo altri focolai, specialmente nell'RSA e nelle situazioni dove c'è un maggior numero di fragilità. Quindi un'attenzione da parte dei medici delle USCA e sono convinta che a breve riusciremo ad avere un monitoraggio ancora più completo di tutte le criticità. Ed è giunto il sì da parte del governo per quanto concerne gli aiuti economici anche per le attività chiuse a causa di ordinanze regionali e non per disposizione del Ministero della Salute. Lo ha annunciato il governatore Marco Marsiglio. Intanto il Consiglio regionale martedì ha stanziato 30 milioni per il fondo perduto. Gli aiuti finanziati da Roma arriveranno anche alle attività colpite da ordinanze regionali. È giunto il sì del governo alla conferenza delle regioni, che allargherà il numero di beneficiari del decreto Ristori. La regione Abruzzo infatti ha deciso di anticipare Roma di 2 giorni, imponendo la zona rossa a mercoledì senza attendere lo screening di quest'oggi. Per questo alle attività abruzzesi non sarebbero dovuti giungere gli aiuti nazionali, perché queste hanno dovuto chiudere per un'ordinanza regionale e non per decisione del Ministro della Salute. Ora però gli aiuti economici arriveranno anche dove le restrizioni non sono state imposte da Roma. Intanto in molti attendono ancora la cassa integrazione, addirittura quella del lockdown primaverile, ma questa dovrà essere erogata dall'INPS. Le regioni infatti devono occuparsi solo di trasmettere le pratiche al Ministero del Lavoro e all'Istituto di Previdenza Sociale, proprio perché si è deciso di saltare il passaggio intermedio attraverso le regioni, così da snellire la procedura burocratica. Mentre per quanto riguarda il fondo perduto, martedì il Consiglio regionale ha predisposto 30 milioni tratti dalla riprogrammazione di fondi europei e nazionali. Per il fondo perduto, martedì sera il Consiglio regionale ha stanziato altri 30 milioni, oltre ai quasi 20 già stanziati in prima istanza. I pagamenti per la graduatoria del fondo perduto sono già in corso. Entro Natale verrà completato il pagamento, quindi entro un altro mese verrà completato il pagamento, intanto di tutte diciamo, la graduatoria fino ai primi 20 milioni, e ora stiamo attrezzando gli uffici per fare in modo che anche tutto il resto della graduatoria, perché con altri 30 milioni di fatto andremo a soddisfare le richieste praticamente di tutte le aziende, di tutte le partite IVA, di tutte le agenzie di viaggio che hanno fatto richieste, e quindi nelle prossime settimane è un lavoro molto importante, sono decine di migliaia di domande. La regione Abruzzo non ha mai fatto una misura così importante dal punto di vista del sostegno economico alle imprese come questa in corso, che si aggiunge a quella da 12 milioni per le imprese che hanno effettuato investimenti, che si aggiunge a quella da 12 milioni per le famiglie che abbiamo erogato
tra aprile e luglio alle famiglie in difficoltà. 18.000 famiglie hanno ricevuto il nostro contributo prima ancora che il governo istituisse il reddito di emergenza e integrasse questa misura per le famiglie in difficoltà. Dal decreto di luglio è terminata ora la procedura per la riprogrammazione della spesa così da finanziare le regioni. Si sarebbe potuto procedere in maniera più diretta, ha detto Marsilio, emettendo debito e così ottenendo subito la disponibilità per le regioni. E in quella conferenza che avete appena visto il presidente Marsilio ha detto anche che in questo periodo L'Aquila è come era Bergamo durante il primo lockdown a primavera. Allora noi abbiamo raggiunto il sindaco del capoluogo, l'abbiamo raggiunto virtualmente, ovviamente Pierluigi Biondi, la cui provincia è la più colpita ora in Abruzzo. E Biondi fa il punto sulla gestione dell'emergenza allontanando le ipotesi di commissariamento della ASL per poi fare un invito all'unità. Ascoltiamo l'intervista. L'Aquila oggi è come Bergamo a primavera e questa è l'inquietante similitudine del presidente della regione Marco Marsilio, che paragona il capoluogo abruzzese a una delle zone più tragicamente colpite dal virus in Italia. Ovviamente i numeri sono diversi e si tratta di realtà distanti, ma la provincia aquilana in questo momento è quella più attenzionata per quanto riguarda il propagarsi del Covid. La situazione è critica, ma non è come quella di Bergamo nei numeri, intendo, anche perché le dimensioni sono assolutamente diverse. Io ho parlato con il presidente, come mi accade praticamente tutti i giorni, e ci siamo confrontati anche su questo, che voleva dire che L'Aquila oggi è l'epicentro, utilizziamo questo termine così familiare, ahimè, di questa fase emergenziale, esattamente come Bergamo lo è stata nella prima ondata per la Lombardia, in generale per l'Italia. Intanto bisognerebbe confrontare i numeri in maniera corretta, nel senso che noi oggi sappiamo quanti sono i positivi all'Aquila, in provincia dell'Aquila, ma non sappiamo ancora su che numero di tamponi, perché c'è un numero consistente di persone che va a fare i test presso il laboratorio accreditato di Dante Labs, che si trova proprio nella città dell'Aquila. Molti enti hanno fatto convenzioni con loro, alcuni comuni hanno fatto delle convenzioni con loro, quindi bisognerebbe mettere a raffronto il numero dei positivi con il numero dei tamponi effettuati, perché questo ci darebbe in maniera corretta il dato. Credo che il dato sia così importante perché non si è riuscita a circoscrivere immediatamente la propagazione del virus, perché facciamo pochi tamponi dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, sanitarie pubbliche, rispetto a quelli che servirebbero. Li facciamo con referti che arrivano troppo tardi. Questa è una refertazione che va fatta entro le 24 ore, altrimenti si rischia di renderla o inefficace o tardiva. Non possiamo permetterci di avere insegnanti, ragazzini, infermieri, operatori sociosanitari, addetti dell'RSA che rimangono positivi senza saperlo per 3, 4, 5 giorni. Diventano bombe ad orologeria piazzate nei luoghi più sensibili e quindi di moltiplicare i punti di contagio. E proprio perché la provincia aquilana è ora quella maggiormente afflitta dal virus, il centro-sinistra punta il dito su come la ASL abbia gestito l'emergenza, chiedendone il commissariamento. Non esiste alcuna norma che consenta di commissariare delle ASL. Il commissario dovrebbe essere scelto dove, con quali poteri, con quale mandato, per fare cosa, in assenza di una norma. E poi i commissariamenti, i cambiamenti non si fanno mai nel corso dell'emergenza, si fanno semmai prima o dopo per prepararsi. La verifica delle responsabilità, se le cose dovessero andare male, si fa sempre a consuntivo, mai in corso d'opera. Poi chiedo a tutti quelli che oggi invocano cambiamenti così draconiani cosa abbiano fatto in passato, dove erano quando la sanità territoriale veniva disarticolata, veniva smembrata, quando si facevano i tagli dei posti letto, quando si
riducevano i numeri degli specializzandi nelle scuole di specializzazione più importanti. Urgono misure per salvare l'economia, ha detto il sindaco Biondi. È tempo di mettere da parte le ostilità locali. Alla regione chiedo di fare quello che sta facendo, di farsi parte attiva presso il governo per chiedere interventi risolutivi in favore dell'economia, perché poi l'epidemia va vista a 360 gradi nei suoi effetti economici, nei suoi effetti sociali, nei suoi effetti di tenuta della comunità, non soltanto nei suoi effetti sanitari, che pure naturalmente in questa fase sono prioritari. Quindi chiedo di mantenere una compattezza istituzionale, che è l'unica che ci consente di portare avanti con concretezza la gestione dell'emergenza. Non si tratta di trasversalismi o di inciuci, si tratta di mettere da parte le ostilità locali per un interesse superiore. Abbiamo appena ascoltato il sindaco Biondi chiedere misure per salvare l'economia abruzzese e infatti l'impatto del Covid su questa è stato notevole. Secondo un rapporto Svimez, nel primo semestre del 2020 il PIL abruzzese è sceso di circa l'8%. Vediamo il servizio. Meno 8%, questa è la percentuale di quanto il PIL abruzzese ha perso nel primo semestre del 2020 e con il rinnovarsi delle misure restrittive il dato potrebbe ancora peggiorare entro la fine dell'anno. Questo è il danno all'economia abruzzese secondo l'ultimo rapporto Svimez, nel quale la nostra regione è comunque in linea con le altre del Mezzogiorno. Sono diminuite le vendite e gli investimenti e a patire è soprattutto il settore terziario. Soffrono turismo e trasporti, ma anche l'edilizia, nonostante il super bonus 110%, e se da un lato è aumentata la domanda di accesso al credito da parte delle imprese, anche grazie alle garanzie fornite dal pubblico, dall'altro è diminuita la richiesta di mutui da parte delle famiglie. Inoltre, stando a dati forniti da Intesa San Paolo, in perdita anche l'export abruzzese, meno 6%, fatta eccezione per il comparto agroalimentare, che durante il primo semestre del 2020 ha aumentato le esportazioni con picchi anche del 25%. Noi abbiamo un calo del PIL per tutto il 2020, però riferito con un'analisi, una stima del primo semestre, che è intorno all'8,3%. Tutto lascia presumere che con questa seconda chiusura questo dato negativo possa ulteriormente andare verso l'alto e quindi chiudere con 10-11% in meno, che significa in termini così monetari, significa oltre 4 miliardi di perdita di benessere collettivo, di produzione collettiva. E questo è il primo dato. Il secondo dato è quello relativo al calo dei consumi, che sta diventando sempre più imponente. E direi che questo calo dei consumi noi lo possiamo verificare anche facendo un riscontro col sistema bancario. Cioè l'Abruzzo è una delle regioni dove i depositi bancari sono aumentati notevolmente. Addirittura, per fare un esempio concreto, la provincia di Teramo è al quinto posto in Italia. È un dato davvero significativo, perché poi questi sono capitali tristi, sono capitali che non vengono impiegati, ma che stazionano nel sistema bancario in attesa che vengano ripresi. Quindi questo dato testimonia di un'attesa ancora più accentuata sul livello dei consumi per quanto riguarda questa caduta di questo aggregato. E poi abbiamo come ultima testimonianza di questa difficile situazione, dove appunto la crisi sanitaria sta diventando sempre più collegata alla crisi economica, e riguarda questo che è il nostro fiore all'occhiello, cioè l'automotive, no? Dove qui già registriamo nel primo semestre un meno 16%, però siccome tutte le filiere produttive si sono praticamente interrotte, chiaramente dobbiamo aspettarci per fine dell'anno un indicatore ancora più difficile. Quindi è una situazione davvero, davvero complessa, che testimonia che cosa? Che c'è l'esigenza in questa fase di immettere risorse nel sistema economico, in debito, in deficit, come dir si voglia, ha poca importanza. L'importante è che appunto ci sia liquidità, soprattutto in alcuni settori che stanno vivendo una situazione, direi a questo punto, drammatica.
Andiamo ora a Tortoreto perché torniamo a occuparci della vertenza Betafens, l'azienda pronta a delocalizzare in Polonia a discapito di oltre 150 lavoratori della provincia di Teramo. Oggi sembrerebbe aprirsi uno spiraglio perché è stato annunciato un tavolo regionale, ma i sindacati rimangono scettici, aspettano che la proprietà comunichi ufficialmente le nuove decisioni. Tania Bonici Castelli. In provincia di Teramo due sono le ferite più profonde nel mondo dell'occupazione. Parliamo delle due vertenze relative alla Betafens di Tortoreto, in area di delocalizzazione, e alla TR di Colonnella, ormai dichiarata fallita. Nella prima vicenda, che tanto scalpore ha fatto anche a livello nazionale e che coinvolge 155 lavoratori, si apre uno spiraglio di rilancio. I sindacati sono però molto dubbiosi e diffidenti, come ci spiega Natascia Innamorati, neosegretaria generale dei metalmeccanici della CGIL di Teramo. Teramana, 35 anni, prima donna a rivestire questo ruolo. La proprietà dà delle garanzie di continuare, ma voi non ne siete tanto sicuri, tanto certi? Esattamente, durante il tavolo istituzionale convocato dal neoassessore Quaresimale ha comunicato la non volontà di delocalizzare il sito industriale di Tortoreto, anzi di potenziarlo sempre attraverso comunque degli esuberi. Questa comunicazione però di non volontà di delocalizzare di fatto ancora non arriva. Oggi è l'ultimo giorno utile per ratificare questa volontà di tornare indietro rispetto alla comunicazione repentina che arrivò il 29 di luglio, non solo ai lavoratori ma anche ai clienti, tanto decantata insomma dalla parte aziendale, che però ancora non arriva. E intanto i lavoratori dell'ATR invece che fine faranno? I lavoratori dell'ATR è il secondo segnale che noi stavamo attendendo questa settimana, è intervenuto il secondo fallimento, quindi se è vero insomma che c'è una notizia tra virgolette positiva, cioè quella di svincolarsi dalla zavorra della proprietà di Dimurro, di fatto adesso è necessaria come dire, una regia politica per istituire un tavolo affinché nuovi investitori possano realmente rilanciare un sito fondamentale per il territorio, oltre chiaramente a dare un futuro anche qui ai 150 lavoratrici e lavoratori che non vedono un euro da parecchi mesi. Con la didattica a distanza per superiori, seconda e terza media, sono le scuole dell'infanzia ed elementari a continuare regolarmente l'anno scolastico, seppur con delle problematiche, come spiega il dirigente del Comprensivo 1 di Pescara. Ascoltiamolo. Diciamo che non è difficile perché i bambini vengono molto volentieri a scuola, probabilmente l'esperienza del passato, diciamo questi mesi trascorsi a casa senza possibilità di relazione con i bambini, con gli altri compagni, hanno forse fatto capire ai bambini quanto sia importante la scuola, quindi i bambini vengono molto volentieri a scuola. Invece i ragazzini della seconda e della terza media, che sono stati invece costretti dall'ultimo provvedimento a rimanere a casa, ne soffrono, non sono contenti di non venire a scuola. L'attività online è un'attività che sicuramente non potrà mai sostituire la relazione educativa, la relazione tra docente e alunno e la relazione con i compagni, con i pari. Quindi noi sicuramente ce la metteremo tutta, siamo pronti già dal primo giorno, stiamo erogando l'attività a distanza e tuttavia inevitabili ripercussioni ci saranno sicuramente sia sull'aspetto prettamente proprio della relazione dei bambini e sia sull'aspetto apprenditivo, perché ovviamente le lezioni online saranno lezioni ridotte dal punto di vista anche quantitativo, perché non potremo erogare tutta l'attività che facevamo in presenza, quindi a fronte di 30 ore settimanali ne faremo circa 20. Nel comprensivo 1 non abbiamo avuto alcun tipo di problema circa l'applicazione del regolamento e circa le prescrizioni che le normative che si sono succedute durante l'estate hanno prescritto,
quindi la scuola ha adottato tutte le precauzioni necessarie e tutte le misure prescritte. C'è stato qualche caso che però ovviamente proveniva dall'esterno della scuola, ma è stato prontamente bloccato. E ora lo sport con il calcio di Serie B. Domani alle 14 il Pescara torna in campo per l'ottava giornata di campionato con la difficile trasferta di Ferrara contro la SPAL. Arbitro dell'incontro sarà Luca Massimi di Termoli. Il tecnico Oddo punta alla conferma della squadra che ha steso il Cittadella con due cambi però forzati. Toccherà ad Asensio e Nzita sostituire gli infortunati Jarosniski e Seter. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Probabilmente Massimo Oddo si aspettava di avere una maggiore disponibilità di uomini dopo due settimane di stop. A Ferrara la lista delle assenze sarà ancora lunga. Ne fanno parte Seter e Jarosinski, già fuori causa da sabato scorso. Si sono aggiunti Memushai, tenuto in isolamento dopo l'esposizione al Covid col compagno di nazionale Husai, seppur con tamponi finora tutti negativi. E infine Gut, alle prese con problemi alla schiena. C'è Valdifiori, che ha superato il guaio alla caviglia. Il grande ex del match sembra però destinato alla panchina, al pari del rientrante Bocchetti. L'intenzione di Oddo è dare continuità alla squadra che ha battuto il Cittadella con i due cambi forzati, Nzita per Jarosinski e Asensio per Seter. Vogliamo dare un po' di continuità a quello che stiamo facendo, d'altronde i ragazzi che hanno fatto una buonissima partita con il Cittadella meritano di avere una seconda chance, quindi domani in linea di massima cercheremo di mettere in campo i giocatori che hanno meritato questa vittoria, che ci hanno portato a questa vittoria assieme a tutti gli altri. Ci mancherebbe, perché se abbiamo portato a termine una partita è anche per merito di gente come Cristian, che è entrato, e tutti quelli che hanno fatto parte di questo gruppo. Però è un gruppo di ragazzi che ha fatto bene nell'ultima gara, meritano di andare in campo e domani continuiamo su questa strada. Abbiamo lavorato con più entusiasmo, ovviamente veniamo da una vittoria, quindi che fa sempre bene al morale, quindi il gruppo sta bene, moralmente stava bene, abbiamo lavorato bene. Sfortunatamente con tante persone con cui avremmo potuto lavorare fisicamente non lo abbiamo potuto fare, vedi Seter, vedi Memushai, vedi altri giocatori che per vari infortuni, Gut, Mengai, soliti che sono fuori, non hanno potuto lavorare, però il resto del gruppo ha fatto un buon lavoro e domani ci attendiamo ovviamente qualche passo in avanti appunto sotto tutti i punti di vista. È ovvio che andiamo a affrontare una squadra molto forte, secondo me tra le più attrezzate della Serie B, ma questo non deve spaventarci. Noi dobbiamo proseguire il nostro cammino e riprenderlo bene, cercando di portare via punti da Ferrara. La capacità di Seter di attaccare la profondità era ideale per il 3-4-2-1 con baricentro basso visto col Cittadella. Con Asensio andranno sfruttate le prerogative diverse dello spagnolo. È ovvio che Asensio non puoi chiedergli quelle ripartenze di forza che fa Seter, ma Asensio ha altre armi come la fisicità sicuramente, come la maggiore presenza sicuramente in area di rigore, il colpo di testa, quindi lui è un giocatore importante per noi che sfrutteremo per quelle che sono le sue caratteristiche. Con che partita si aspetta? Che avversario è? Una squadra forte, una squadra costruita per vincere, fa parte di quel gruppetto di 6-7 squadre che puntano a vincere il campionato, quindi non era partita benissimo, adesso viene da 3 vittorie consecutive, hanno grande entusiasmo, recuperano dei giocatori, quindi sarà una partita sicuramente difficile, ma come lo sono tutte quante, ma noi dobbiamo avere rispetto ma non paura, perché sono convinto che possiamo fare una buona gara. E dall'altro lato del campo, emergenza in difesa per la SPAL. Il tecnico Marino perde i centrali Vicari e Ranieri, fuori a causa anche Viviani, Floccari e lo squalificato Castro, e anche il portiere albanese Berisha non convocato per gli stessi motivi che tengono fuori Memushai. La presentazione del match nelle parole dello stesso Marino.
Sicuramente le prime partite c'era l'ansia di sbloccarci, di vincere una partita che non succedeva magari da tanto tempo, soprattutto in casa, e quindi qualcosa ci poteva frenare, anche l'avvio, che magari la condizione fisica di tanti giocatori non era al massimo, il fatto del mercato. Adesso che magari tante cose stanno migliorando dal punto di vista fisico, è chiaro che l'umore è diverso, si lavora tanto, ma con, diciamo, col sorriso, ecco, quindi con l'entusiasmo di essere in una classifica chiaramente tranquilla rispetto alle prime tre. Ma hanno una buona organizzazione di gioco, è chiaro che Maestro in questo momento è l'uomo che in più, diciamo, che sta facendo meglio nel reparto avanzato, però è una squadra che, diciamo, l'ultima partita col Cittadella hanno dato un segnale del valore della loro rosa, quindi non inganni l'avvio che non è stato positivo, però ho visto la partita col Cittadella, che Cittadella è una squadra fortissima e hanno fatto una grande partita, quindi questo, se qualcuno pensava di poter fare una passeggiata, una partita del genere aiuta a concentrarci meglio, sapere che è un ostacolo arduo da superare. L'ultima partita hanno fatto abbastanza bene, per cui non credo che sia una difesa lenta, perché hanno intanto gli esterni che hanno una buona corsa e poi hanno giocatori esperti nei tre dietro come Scognamiglio, Balzano, per cui non credo che sia una difesa lenta. Serie C, sarà Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore a dirigere il big match di domenica tra Ternana e Teramo. Per la squadra di Massimo Paci, seduta di allenamento pomeridiana, mentre domani mattina è prevista la rifinitura. Intanto contro il Foggia un nuovo giocatore si è iscritto alla cooperativa del Gold, è Riccardo Cappa, che ha segnato la rete che ha sbloccato la partita. Per lui si tratta della seconda marcatura in assoluto con la maglia biancorossa. Vediamo il servizio. Ha sfruttato appieno la chance che gli ha concesso il tecnico Massimo Paci. Titolare contro il Foggia, Riccardo Cappa ha avuto il merito di sbloccare il match ad inizio secondo tempo e di iscriversi dunque a quella cooperativa del gol chiamata Teramo, che ha mandato a segno il nono giocatore diverso. Una rete d'opportunismo per il giovane attaccante, ancora alla ricerca di una maggiore capacità di impiego. Alla terza stagione è appena alla seconda rete in maglia biancorossa, la prima segnata nel dicembre 2018, anche quella d'opportunismo che fece strappare al diavolo un 2-2 in rimonta sulle Renate. Le sensazioni dello stesso Cappa dopo la vittoria sui Satanelli. Diciamo, in settimana il mister ogni tanto prova, non l'avevo capito, perché la formazione la dà sempre, diciamo, un'oretta e mezza prima della partita, quindi onestamente non me l'aspettavo. Poi mi ha buttato in campo e fortunatamente ne ho approfittato. Fare gol è sempre un'emozione a parte. Poi diciamo che è un gol molto importante perché ha sbloccato la partita, siamo stati bravi con tutta la squadra a tenere il risultato e alla fine a chiuderla, diciamo. Alla fine un gol è sempre un gol, chi segna segna, l'importante è portare i punti a casa. È stata molto una partita facile perché il Foggia era molto organizzata, soprattutto dentro il campo, era molto affollato il centrocampo e alla fine sapevamo che un episodio poteva sbloccare la partita, che sia un calcio d'angolo, una punizione. Alla fine il difensore ha perso palla e ne abbiamo approfittato. Neanche il tempo di festeggiare una vittoria, che il Teramo ha già il big match di Terni da preparare. Il Diavolo si presenterà al Liberati a 4 punti dalle Fere, ma anche con una partita in meno e quindi potenzialmente a meno 1. Cappa partirà dalla panchina, logico immaginare che Paci rimetta dal primo minuto Costa Ferreira, avendo anche un Mungo che dà segnali sempre più incoraggianti, un match da affrontare senza remore. Sicuramente sarà una partita difficilissima, ma noi siamo pronti e ce l'affrontiamo a viso aperto. Siamo consapevoli del campionato che stiamo facendo. All'inizio anno nessuno se l'aspettava. Noi adesso continuiamo sulla nostra strada. È sempre un'emozione stare tra le prime. Speriamo di continuare così il proseguo della stagione.
E prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con l'Opera Lirica su TV6, grazie a un accordo con l'istituzione teatrale del Marucino di Chieti. Andrà in onda l'intermezzo settecentesco Livietta e Tracollo di Giovanni Battista Pergolesi. Da sottolineare l'importanza dell'iniziativa culturale avviata dal Teatro Marucino, che in questa presenza dell'emergenza Covid ha comunque rinnovato il suo impegno nei confronti degli appassionati e curiosi del genere, che potranno godersi lo spettacolo comodamente da casa e senza pagare il biglietto. Dopo l'esordio di questa sera, l'Opera Lirica tornerà su TV6 con Suor Angelica di Giacomo Puccini, in programma sabato 21 alle ore 21. E termina qui questa edizione del TG6. L'informazione tornerà con la seconda edizione alle ore 19. Io vi ringrazio e vi auguro un buon pomeriggio.